Hare Krishna, Jai Shri Prabhupada. Ok, quindi oggi leggiamo dallo Srimad Bhagavatam. Narayanam Namaskritya Nanchevo Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Srimvatam Svakata Krishna Punya Shravana Kirtana Ridyantastoya Bhadrani Vidunoti Suritsatam Nastapraye Svabhadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttamashloke Bhaktirbhavati Nashike Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Leggiamo dallo Srimad Bhagavatam, canto sesto, capitolo 1, la storia di Ajamila. I versi sono 28 e 29, giusto? Sapashahastam strindrishtva purushanati darunam vakratundamurdvaromna atmanam netum agatam Dure kridana kakshka shaktam putram narayanai payam narana narayanavayam plavitena svarenochair ajuava kulenindriya. Hare Krishna. Traduzione. Ajamila vide allora tre spaventosi personaggi dal corpo deforme, dal volto crudele e sfigurato, con i peli ritti sul corpo. Con le corde in mano erano venuti per portarlo alla dimora di Yamaraj. Vedendoli si sentì molto confuso e spinto dall'attaccamento per il figlio che giocava poco lontano, Ajamil cominciò a chiamare il suo nome ad alta voce. Così, con gli occhi pieni di lacrime, in un modo o nell'altro pronunciò il santo nome di Narayana. Spiegazione di Srila Prabhupada. Poiché una persona può compiere attività peccaminose col corpo, la mente e le parole, erano tre i servitori di Yamaraj venuti per portare Ajamil alla dimora del loro signore. Fortunatamente, pur riferendosi al proprio figlio, Ajamila aveva cantato le quattro sillabe dello Sri Harinam Narayana. Perciò sul luogo giunsero immediatamente anche i servitori di Narayana, di Vishnuduta. Assalito da una grande paura per le corde di Yamaraj, Ajamila pronunciò il nome del Signore con gli occhi pieni di lacrime. In realtà non aveva alcuna intenzione di cantare il santo nome di Narayana, voleva solo chiamare suo figlio. Om Agyana Timiranda Syagyana Nirvanshana Kaya Chakshura Meditanyana Tasmai Shri Ravena Maha. Sono nata nelle più profonde tenebre dell'ignoranza, ma il mio maestro spirituale mi ha aperto gli occhi con la torcia della conoscenza trascendentale. Offro a lui il mio rispettoso omaggio. Namo Vishnu Padaya Krishna Krishna Vita Vishnu Madhyama Sri Vitamikaya Jnana Dasya Te Prabhupada Siyami Vatna Virantana Rupa Sya Parami Shikshan Tera Kaya Namaste Namo Vishnu Padaya Krishna Krishna Vita Vishnu Bhakti Vedanta Swami. Quindi qui si dice fortunatamente, no? Questa fortuna, ma è una cosa casuale la fortuna? Si dice che la fortuna è casuale, no? È dovuta al caso. È una questione di fortuna, quindi è una questione casuale. Ma non è così, neanche a livello materiale esiste il caso, e tutto è determinato da delle cause che noi possiamo non percepire e non riuscire neanche a quantificare, ma ci sono queste cause e in fisica si chiama caos deterministico. Il caos deterministico è tutta quella serie di variabili causali che determinano un effetto o più effetti.
Per cui tutto ha una causa. Possiamo non averne la consapevolezza e possiamo non riuscire a carpire le varie cause, perché sono troppe, come i granelli di sabbia sulla spiaggia, come facciamo a contarli? Sono così le cause. Possono essere talmente tante, talmente piccole, talmente ben combinate una con l'altra, che noi non possiamo capire. Per esempio, quando uno va a giocare alla roulette, quella pallina che gira nella roulette non gira a caso e non va a finire in quella casella a caso. Ci sono tante variabili che giocano. Innanzitutto la spinta impressa dal croupier. Il croupier imprime una spinta alla roulette. E quella è già una causa. Poi anche, dicono che anche il fumo della sigaretta di uno dei giocatori al tavolo può determinare il risultato, perché sposta l'aria, crea degli spostamenti d'aria. Poi ci sono tutte le persone che urtano il tavolo. Quindi le varie vibrazioni che per noi magari sono impercettibili, ma la pallina le sente quelle vibrazioni. E quindi anche quelle sono tante diverse cause che vanno a determinare il risultato. Anche una macchina che passa fuori dal casinò e quindi crea una vibrazione al di sotto del pavimento può determinare il risultato. Quindi quante variabili ci sono che non sono casuali, ma sono perfettamente causali. E non sono casuali quelle variabili. Non solo il risultato della roulette non è causale, né casuale, ma neanche le variabili. Anche loro sono degli effetti che a loro volta hanno delle cause, grossolane e, ma innanzitutto, sottili, perché tutto è dovuto al karma, tutto è mosso dal karma in questo mondo. Quindi niente è casuale, per cui la fortuna di Ajamil non è casuale, è causale. E da che cosa è causata la fortuna di Ajamil dopo che lui aveva fatto di tutto e di più? Come mai lui aveva pensato di chiamare suo figlio Narayana? Come mai non l'aveva chiamato? Che ne so io, come poteva chiamarlo? In qualunque altro modo lo poteva chiamare. Molti in India si chiamano Raja. Raja è un nome molto popolare in India. E Raja, Rajaguna, no? È molto in passione. Poteva chiamarlo Raja, visto che lui era andato così tanto in passione, anche in ignoranza, con questa prostituta che gli portava via tutto, gli succhiava via tutta l'energia. Poteva chiamarlo Raja, ma non l'ha chiamato Raja, l'ha chiamato Narayana, il nome più elevato, il nome del Signore. E perché? Era una fortuna? No, non era una fortuna, non era casuale, era dovuto ai suoi trascorsi, al suo passato di devoto, che era rimasto lì come credito eterno, le sue sukriti, quelle che aveva accumulato nel corso della sua vita, della sua gioventù, ma anche nelle vite precedenti, perché per nascere una famiglia come la sua, ovviamente doveva aver accumulato tante attività pie a Jamil. E poi era stato un brahmana perfetto nei primi anni della sua vita, seguiva tutti i principi regolatori alla perfezione, era caduto, non ce l'ha fatta, è stato preso dalla debolezza, Idaya Durbalyam, la debolezza del cuore e quindi della mente, perciò dei sensi, perché tutto correlato, e alla fine è caduto e si è degradato. Ma quelle sukriti sono rimaste, nonostante tutto, e lui è riuscito a chiamare suo figlio Narayana. E alla fine della sua vita, anche se voleva solo chiamare suo figlio, quelle sukriti sono state la causa del suo Harinama. Lui ha pronunciato il nome del Signore. Perciò che cosa è successo? Che sì, sono arrivati i servitori di Yamaraj. Sono arrivati e come? Non è che non sono arrivati. Yamaraj gliel'ha mandati lo stesso. Perché? Perché se li meritava.
per quello che aveva combinato. Lui meritava di prendersi uno spavento terribile, di essere terrorizzato al momento della morte. Ah, un devoto non merita di essere così nel panico al momento della morte, perché è completamente dedicato al Signore. Ma uno che è stato devoto ma si è degradato in questo modo, qualcosa la merita. Deve in qualche maniera patire la reazione per quello che ha combinato. Ma la misericordia sta proprio nel fatto che la patisce immediatamente, non deve aspettare la vita successiva. Ricordo una Mataji tedesca, vive a Vrindavana, lei è la moglie di un devoto indiano, discepolo di Prabhupada, e ricordo una volta mi disse: io prego sempre Radharani che mi dia subito le reazioni, che non mi faccia aspettare la prossima vita, che me le faccia pagare adesso, perché voglio morire senza debiti. Così mi diceva. Mi ricordo che sono Yasoda, insieme si chiama. Yasoda Mai, questa devota tedesca. Sì, mi è rimasta impressa questa cosa. Quindi a Jamil, proprio per i suoi trascorsi, per le sucriti, ha avuto questa misericordia di poter scontare immediatamente quel brutto karma, prendendosi uno spavento tremendo, perché chissà che terrore davanti a queste personalità così brutte. E in genere il diavolo è il diavolo proprio, Satana, è raffigurato così, come li descrive qui? Con i peli ritti, col corpo deforme, il volto crudele sfigurato, con i peli ritti sul corpo. Hanno tanti peli gli Yamaduta, sono brutti, sono dei mostri. Ricordano questa immagine così, di queste piccole corna, la coda a punta, sembra le zampe caprine. Ah, questo essere così, ma proprio Papa Purusha, il signore del peccato. E così. Così sono gli Yamaduta, sono molto brutti, fanno tanta paura, sono dei mostri. E quindi lui ha avuto questa esperienza. Solo che poi, siccome le sue sucriti erano così tante, erano un accumulo, allora i Vishnuduta addirittura si sono presentati, i servitori di Narayana. Per cui lui ha avuto proprio un sospiro di sollievo ed è stato salvato da questo destino infame. Si legge nel quinto canto che destino ha l'anima quando va all'inferno. Non ci va col corpo grossolano, non ci va col corpo sottile, ma le sofferenze del corpo sottile non sono meno dolorose di quelle del corpo grossolano. Lo vediamo quando, per esempio, facciamo un incubo. È una grande sofferenza. Oppure quando abbiamo paura di qualcosa. Le sofferenze del corpo sottile sono forti, fanno tanto male, possono anche far ammalare fisicamente, si somatizzano. E quindi i patimenti dell'anima quando va all'inferno sono molto, molto pesanti. E poi ovviamente lui in quella situazione non è capace di pronunciare consapevolmente il nome di Dio, il nome di Krishna. Il nome di, anche se nella sua forma di Narayana a quattro braccia, non è in grado perché è troppo degradato. Bhaktisiddhanta Sarasvati lo spiega, che quando uno è troppo impregnato di passione e di ignoranza non ce la fa a cantare il santo nome del Signore, non riesce proprio a concentrarsi e lo percepisce come quasi come una perdita di tempo. La mente cambia, si trasforma, si contamina. Per cui il santo nome viene percepito come un qualcosa di... ma si può fare qua, sì. Meglio che vado a fare quella cosa lì che è più utile. Ci si contamina proprio e si perde la visione. Per cui lui è così. A Jamil è in questa condizione. Infatti non canta il santo nome. Lui chiama suo figlio. Per fortuna. Perché ha accumulato le sucriti nel passato.
e questo lo aiuta a essere risparmiato dal destino infame dell'inferno. Per cui dobbiamo sempre essere attenti a questi guna, perché i guna sono una realtà. Il mondo materiale è fatto di guna. Il nostro corpo è fatto di guna, la nostra mente che è materiale è fatta di guna. Quindi noi abbiamo a che fare con i guna costantemente. E dobbiamo distinguere tra i guna dov'è la virtù e cercare di prendere sempre la virtù. È un cammino, è un percorso che si fa questo, è consapevole, è proprio un cammino di consapevolezza la coscienza di Krishna. Io vado consapevolmente verso la virtù, oppure se non ce la faccio e vado nella passione e nell'ignoranza, ci vado consapevolmente. Cioè lo so che lo sto facendo, che sto sbagliando e che arriverà alla reazione, che poi sarò male. E se mi serve stare male, va benissimo. Ok, sto male, a un certo punto mi stuferò di stare male. E arriverò a quella maturità che mi permetterà di fare il salto di qualità. Mahatma Prabhu spiega che nel percorso di controllo della mente, spesso noi per superare i nostri limiti dobbiamo arrivare alla saturazione, dobbiamo arrivare a essere proprio stufi dei nostri limiti, perché ci hanno imbrogliato talmente tante volte questi limiti, facendoci credere quello che non è, quelle nostre illusioni ci hanno imbrogliato, ci hanno ingannato. E ogni volta abbiamo avuto lo stesso risultato e siamo talmente stufi di masticare costantemente quello che abbiamo già masticato che alla fine diciamo Krishna, basta! Mi sento schiavo di questo limite, voglio superarlo, ma se tu non mi dai la tua misericordia, come faccio? Non ce la farò mai. Allora Krishna vede che il devoto è stufo del suo limite e interviene e gli cambia inconcepibilmente la mente. Ovviamente poi non è scontata quella misericordia, nel senso che uno se la deve sempre tenere da conto, anche quella è virtù. Cosa significa? Mantenere. Quindi uno la ottiene, poi la deve saper mantenere quella misericordia, se no poi ci ricade, magari ha anche bisogno di ricaderci in quella stessa cattiva abitudine mentale, fisica, quello che sia, però ha un po' più di consapevolezza e dice ok, va bene, è come uno che inciampa, invece di cadere proprio inciampa, no? Sono inciampato un'altra volta nei miei anartha, però poi fa prima a rialzarsi, perché non è come essere caduti. Quando si cade proprio ci si fa più fatica a rialzarsi, quando invece si inciampa, ok, ci si rimette subito a posto. Per cui inciampare va bene, anche cadere va bene, però poi bisogna rialzarsi e bisogna ricominciare a coltivare la virtù, perché è solo grazie alla virtù che si torna nel mondo spirituale. Ah, non c'è altro modo, quello è il trampolino di lancio. Quindi noi dobbiamo sempre essere consapevoli del fatto che per quanto caduti le nostre sukriti, se noi coltiviamo il servizio devozionale, queste non passeranno mai, come diceva Ramindra Svarupa Prabhu l'altro ieri, sono un credito eterno. E anche se Ajamil non ha alcuna intenzione di cantare il santo nome di Narayana perché è troppo caduto e voleva solo chiamare suo figlio, questo lo ha risparmiato. Figuriamoci, che misericordia. Il Signore l'ha voluto proprio recuperare. L'ha voluto recuperare. E l'ha recuperato al momento della morte. Quindi vediamo che non è mai troppo tardi. E per questo è importante, fondamentale, impegnare chiunque in servizio devozionale in un modo o nell'altro, perché quella persona, anche se non lo fa sapendo di farlo, accumula delle sukriti. E Krishna viene da noi in tante forme diverse. Anche uno che va dal barbiere e dice mi rada per favore, dice il nome di Rada, no?
È così, e qui ci sono tante parole sacre nascoste nelle parole, nei nostri linguaggi. Krishna si infila dappertutto, anche quando uno prende, c'è una medicina, è un antidolorifico, si chiama nisidina. La nisidina, sì, è un antidolorifico molto abbastanza forte, tipo Buscopan, Saridan, questi qui. Ed è, viene dal sanscrito la nisidina, perché c'è. La canzone di Rupa Mangiari, puoi prendermi il libro così la leggiamo, quella frase è incredibile. Io quando l'ho scoperto sono rimasta proprio colpita da questa cosa, grazie. E la canzone di Rupa Goswami, dedicata a Rupa Goswami, che in origine è una Mangiari. Sri Rupa Mangiari Pada. Hare Krishna, la sapevo tutta a memoria. Allora, dove sarà? È tra le canzoni di. Novantacinque. 95. No, spero che la mia memoria poi non mi tradisca, che sia proprio questa, ma io penso di sì. E qui dice. La barana c'è la mia, sei mura vedere a Dharma, sei brata, sei capo, amore aggiata, sei mura Dharma, dove forse non è quella, dice nisidine, che praticamente danno da sollievo. Nisidina in bengali significa sollievo, figuriamoci, e la nisidina è un antidolorifico. Adesso non mi ricordo, probabilmente mi sto confondendo, ma insomma è qui, da qualche parte, questa parola. Non mi ricordo più dov'è, in quale canzone. C'era forse stato un momento in cui ho imparato così tante di canzoni di Acharya e le cantavo tutte con armonium. Ed è stato in quel momento che mi ha colpito questa cosa. Beh, la troverò. Quindi, sa nisidine, i cui piedi di loto danno sollievo all'anima. Quindi uno praticamente prende la nisidina. O va in farmacia e dice: mi dia per piacere una scatola di nisidina e si purifica. Perché? Per esempio, dicevo, il paesino della Calabria è un paesino sperduto nella Sila, dove è nata la Natuzza Evolo, quella signora che aveva tutte le stigmate sul corpo. Si chiama Paravati quel paese. Paravati, che significa protezione suprema. In sanscrito, è proprio un nome sanscrito Paravati, da cui Parvati, la moglie di Shiva. Per cui la misericordia si nasconde un po' dappertutto per permettere alle anime di quantomeno non peggiorare troppo il loro karma, di fare in qualche modo un minimo di servizio. Nella tradizione cattolica. L'inferno è eterno, ma è una speculazione. L'inferno non è eterno. E lo si legge in Samuele 2, che è uno dei libri dell'Antico Testamento. Non è eterno. Il Signore, dice Samuele, riscatta l'anima. La riscatta e la fa risalire. La innalza di nuovo. E lo fa proprio in tutti questi modi, perché l'anima si degrada tantissimo, quindi cade giù nei pianeti infernali, però poi le sue, in qualche modo, quel poco che è riuscito a fare anche inconsapevolmente, la ritira su. Hare Krishna. Devo trovarla questa canzone, adesso mi è venuta Nittarsani Shidini. Oppure nel cioccolato fondente c'è questo anandamide, che è un antidepressivo. Le persone prendono il cioccolato fondente perché è antidepressivo, oltre che antiossidante. E perché è antidepressivo? Perché c'è l'anandamide. Ananda, la felicità spirituale.
Ma dove l'hanno preso questo termine? È tutto lì, tutto si può far risalire ai Veda, alla coscienza di Krishna. Ditemi quando mi devo fermare. Se c'è qualcuno in internet li saluto e chiedo scusa per il tono informale di questa lezione. Nero e Michela e Lato. Hare Krishna, devoti, benvenuti. Sì, insomma, ecco, quindi quanto è importante la rinama, quanto è importante cantare Hare Krishna, lo vediamo, no? Questo verso ce lo sta proprio dicendo, Prabhupada ce lo dice nella spiegazione, Harinama è fondamentale per accumulare proprio quelle sukriti che ci permettono, anche se dovessimo cadere, di non cadere troppo in basso, non andare a finire proprio in mano a questi Yamaduta spaventosi, e di vedere queste anime meravigliose che sono disciute al momento della morte. O addirittura Chaitanya stesso, Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda stesso, al momento della morte, figuriamoci che meraviglia avere queste visioni, no? Uno nel momento peggiore della vita e ha queste visioni meravigliose e va in estasi e si dimentica di tutto, non c'è più problema, trascende completamente. Questa è la misericordia più grande, riuscire a trascendere il momento della morte. E la rinama è proprio finalizzato a questo, a farci trascendere tutte le difficoltà della vita e anche quella più grande, che è la morte. Arrivederci. Mi fermo qui. Volete dire qualcosa? Grazie a voi.